Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Ibra. Ciao. È venuto qua a trovarmi a Berlino e oggi vi faccio vedere cosa mangio prevalentemente fuori casa, perché oggi sarà una giornata particolarmente busy, quindi andiamo a fare un giro a Berlino, vi faccio vedere cosa mangio qui a casa a colazione e poi tutto il resto fuori casa. Ok, io come colazione post-workout ho le mie solite proteine Prodes, in questo caso la vaniglia, poi dei semi di lino. E adesso vado ad aggiungerci un misto di frutta congelata. C'è per Ibra un po' di specialità tedesche. Allora, questo è il solito panino di pane con multicereali, con il tofu, e prendete questo hummus di barbabietola rossa. Poi uno stick di cioccolato fondente e un classico pretzel. Sei contento? Sì, dai, fino alle 10 può bastare. Camminiamo un po' dopo. Com'è? Buono. Adesso siamo usciti di casa e prima di andare al co-working ci spariamo un buon caffè qui da What You Fancy Love, così io faccio provare anche a Ibra. Eccoci qua, siamo arrivati adesso da Factory, che è il co-working space dove sto lavorando in questo periodo. Ed eccoci qua, ci fermiamo a pranzo da Beats & Root, un'altra meta fissa qui a Berlino per me. E ti piacciono le salate? Tanta roba, adesso non rimarrà niente. Non sai cosa c'è dentro, però qua dentro c'è la quinoa, dei falafel, delle patate dolci, del carpaccio di barbabietola rossa, degli edamame, dei broccoli, quindi tanta buona roba. Stiamo andando alla FitEx di Alexanderplatz, io faccio il mio secondo allenamento, così tartassiamo un po' anche Ibra, che torna in palestra dopo parecchio tempo. Da quanto tempo? Un mese. Un mese? Beh, un po' di più, dai. Sono le 6:30 e siamo qui davanti a Soi, un ristorante vietnamita vegano fantastico, e Ibra è pronto per mangiare ancora, c'ha molta fame, quindi questo è un ottimo posto e quindi ve lo consiglio sicuramente se venite da queste parti. È praticamente a 5 minuti da casa nostra, quindi comodo, anche perché oggi abbiamo fatto ben 18.000 passi, quindi siamo un po' stanchini, abbiamo fatto cardio, doppio allenamento, quindi dopo questa bella mangiata si va a letto.